Sono in compagnia di Caterina Montalbano. Caterina Montalbano è la figlia di Pippo Montalbano, un grandissimo personaggio agrigentino che anche io ho conosciuto e a cui volevo bene. Caterina è venuta a promuovere, io sono molto contento che lei lo faccia tramite In Tre Minuti, a promuovere la 10ª edizione del premio Pippo Montalbano. 10ª edizione. Finalmente il premio Pippo Montalbano torna ad Agrigento. Dico torna perché una volta sola, 5 anni fa, si è svolto nel Teatro Pirandello, ma nel foyer, non nel teatro. E ricordo pure che il foyer è intitolato a Pippo Montalbano. Volevo ricordare che quest'anno la 10ª edizione del premio Pippo Montalbano coincide con il 10º anniversario della scomparsa di mio padre. E sono contenta e siamo stati profeti, perché un anno fa proprio lui mi augurava che finalmente questo premio entrasse al Teatro Pirandello, che per un attore è il luogo migliore in cui essere ricordato. E quest'anno lo spettacolo, l'evento, la manifestazione sarà un po' diversa dal solito, in quanto avrà una regia, un regista che è il nostro Marco Savatteri, che costruirà una sceneggiatura finalizzata a far rivivere attraverso i suoi personaggi, le sue passioni, le canzoni che gli piacevano, i suoi amici, chi gli voleva bene, la persona di Pippo Montalbano. Ci auguriamo che ciò avvenga, che lui possa veramente rivivere quella sera, e poi idealmente questo pacchetto, questo regalo si consegnerà a dei bambini che saranno i destinatari dell'evento, a cui si darà anche il compito di tramandare la memoria di quest'uomo alle future generazioni. Caterina, due cose: uno, ricordiamo i premiati; due, ringraziamo il sindaco che ha dato l'opportunità di poter svolgere la 10ª edizione al teatro. Sì, ringrazio il sindaco, il dottore Firetto, che mi ha garantito che sarà presente, ringrazio il dottore Tirinnocchi e il comitato della Fondazione Pirandello, nella persona di Gaetano Aronica e di Totò Nocera, che hanno appoggiato questa iniziativa affinché entrasse al Teatro Pirandello. I premiati quest'anno saranno Osvaldo Lo Iacono, il chitarrista, li nomino assolutamente in ordine alfabetico, il nostro grande Sebastiano Lomonaco, l'attore storico siciliano, e poi ci sarà una dolcissima ed eterea Milena Miconi, che oltre ad essere premiata condurrà la serata, racconterà questa storia, questa fiaba, e un'attrice fantastica, una donna meravigliosa che mio papà ha conosciuto quando fecero insieme alcuni episodi di Don Matteo e poi la tournée del Giorno della Civetta con Francesco Bellomo, e sempre con il resto, con Giulio Base e Gaetano Aronica. Poi ci sarà invece Lorenzo Randazzo, che è l'attore che interpretò nel 2000 il piccolo Peppino Impastato. Oggi è un attore affermato e ha accolto con grande gioia il mio invito, perché lui era molto legato a mio papà, tant'è che i primi minuti dei 100 passi li vedono sempre insieme. Ci sarà anche il nostro carissimo amico, grande giornalista, nonché Iena, Silvio Schembri, che preparerà anche lui una sorpresa nel ricordo di mio padre. E ci sarà Giovanni Volpe, che annuncerà la prossima uscita di un docufilm, un cortometraggio sulla storia e sulla carriera di mio papà. E poi sul palco ci sarà una band che si esibirà dal vivo, composta da un violino, la violinista Federica Mosa, dal chitarrista Peppe Cammarata, dal pianista Edoardo Savatteri e dal percussionista Mario Vasile. I ragazzi della Casa del Musical, con le coreografie di Gabriel Glorioso, si alterneranno sul palcoscenico. E inoltre daremo due premi per la prosa a due grandi amici di mio papà: una è Luisa Trentamusso, che purtroppo non c'è più, e un altro è Rosario D'Ottavio. Una cosa importante: ci sarà Lello Analfino, che l'anno scorso da questi microfoni aveva promesso la sua presenza quest'anno, visto che l'anno scorso, pur essendo stato premiato, ha avuto un impedimento all'ultimo minuto e non è riuscito a presenziare. Vitti nell'occhi tuoi dustiti, caluci non mezza capiti, fila di ferro e zucchero, la faccio una bannera, d'unni ci batti un sulis.
capsuli di primavera, per mia tu sei una dea, si cana. Ca quando arrivi il tempo è chiara, io vengo presso a te, io ridi poesia, ca fa poesia riumore. Ciao a tutti, buonasera a tutti, vi ringrazio per questo premio, purtroppo io non potrò essere presente come state vedendo dal video, ringrazio Caterina, sono veramente orgoglioso di ricevere il premio Pippo Montalbano, ho avuto il privilegio di conoscere il maestro Montalbano, quindi per me è un'occasione straordinaria. Vi prometto che un altro anno per il decennale sarò presente insieme a tutti gli amici, quindi ancora grazie mille da parte mia e da parte di Tinturia per questo premio prestigioso. A un altro anno. E allora ricordiamo, venerdì 17 maggio alle 20:30, ingresso gratuito. Mi auguro di riempire questo teatro e mi auguro di incontrarvi tutti.